oggi è morto Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, che era nato a Porto Empedocle nel 1925, stava molto male, era attaccato alle macchine in ospedale da circa metà giugno. E Camilleri è stato sicuramente lo scrittore italiano di maggior successo negli ultimi 50 anni, ma forse per tutto il Novecento e anche per i 20 anni di questo nuovo millennio. E i motivi del suo successo sono molteplici. Certamente è stata geniale l'invenzione del commissario Montalbano, che è al centro della sua saga di gialli più famosa e che è anche diventato un personaggio TV forse il più amato in assoluto, visto che tutti i record di ascolti di Rai 1 e della televisione italiana appartengono proprio alla serie Il commissario Montalbano, con Zingaretti protagonista. Una particolarità di Camilleri, che pure ne ha decretato il successo, è la capacità di descrivere in Vigata, cioè un piccolo paese della Sicilia completamente inventato, di descrivere tutta l'Italia in quel piccolo paese. Quindi l'Italia con le sue storture, con le sue magagne di mafia e di criminalità, ma anche con la sua generosità e con la capacità un po' ruvida di risolvere i problemi e stare accanto alla gente. La lingua di Camilleri era originale, soprattutto all'inizio della carriera, perché era una lingua in cui grandissimo spazio aveva dal punto di vista lessicale e grammaticale il dialetto siciliano, e questo è rimasto il suo marchio di fabbrica, anche se poi di romanzo si è fatto sempre più semplice il suo modo di esprimersi. Camilleri è arrivato tardi al successo, era già anziano, aveva già lavorato in Rai, aveva lavorato teatro, ha fatto un sacco di cose. È sempre stato orgoglioso della sua militanza a sinistra e diciamo, da quando aveva raggiunto il successo aveva preso delle posizioni politiche molto discutibili che non possiamo omettere, e quindi aveva scritto poesie insultanti verso Berlusconi, all'epoca di Berlusconi, pubblicate da Micromega. Era arrivato a dire che si stava meglio sotto il fascismo rispetto a questi nostri anni che hanno visto al potere Salvini e altri come quelli che ho già citato del centrodestra. Lo diceva come forma di paradosso, ma insomma diciamo che in politica è stato orgogliosamente comunista, ma anche forse incapace di cogliere la novità, quello che c'era di nuovo. Se ne va comunque un autore che ha reso Florida una parte dell'editoria italiana, in particolare la Sellerio, e che ha tenuto vivo il mercato del libro italiano. Questo è un merito che gli va riconosciuto.